Bonjour mia family, bonjour. In realtà io stavo cancellando le tracce della mia videocamera e per sbaglio ho cancellato la traccia che avevo iniziato all'inizio di questo vlog e quindi la sto registrando di nuovo adesso per darvi il buongiorno, per darvi il benvenuto a questo nuovo videovlog, ma sono già vestita perché ormai siamo a fine serata praticamente, cioè a metà giornata praticamente. In realtà avevo, avevo salutato, ero in pigiama stamattina, ho filmato il primo pezzo, adesso l'ho cancellato, addio! E quello che vi ho detto era auguri di buone feste e buon Natale, perché il video ancora non l'avevo detto. Oltretutto ho mangiato veramente come se non ci fosse un domani in questi giorni. Ragazzi, vi prego, so che non sono l'unica, quindi statemi vicino in questa tragedia. Tra l'altro notare quanti brufoli mi sono spuntati perché ho mangiato veramente troppe troppe schifezze, cioè pozzo senza fondo, quindi non va bene, non va bene Nicole, non va bene, ma dobbiamo fare un detox, iniziamo un detox insieme ragazzi, facciamolo insieme, così ci facciamo forza. C'è gatto Denver. Ciao amore mio, sei sempre bellissimo, il mio grigio rudo bianco, ma come faccio ad arrabbiarmi con questo angioletto, con questa nuvoletta tutta dolce e soffice, non posso arrabbiarmi, non posso, guardate che roba. Guardate che roba, ma tu sei un gatto, cosa sei? Un peluche? Un bradipo? Un metà cane, metà gatto? Non lo so. Non lo so che cosa sei. Oh, quanti baci mi dai, caro Rembel. Adesso vi farò vedere, vi rimanderò all'inizio del video, quello che non ho cancellato. Vi farò vedere i regali natalizi, i miei regali di Natale. Fatta eccezione per il mio autoregalo, che sto ancora decidendo che cosa sarà quest'anno, perché non mi sono ancora fatta il mio autoregalo quest'anno e quindi vi lascerò un pochino ancora in ansia per sapere di che cosa si tratterà e quindi quello lo vedete tra un po', ma vi faccio vedere i regalini che ho trovato sotto l'albero. Allora, primo vi faccio vedere questo di Daniel Wellington. Il pacchetto è meraviglioso e nonostante mi sia arrivato un pochino prima di Natale, in realtà l'ho messo l'ho messo sotto l'albero perché questo pacchetto è meraviglioso. Se mi seguite su Instagram sicuramente già lo avete visto perché ve l'ho fatto vedere sulle stories, anche in una foto se non sbaglio, ed è l'ultimo modello del brand che mi è arrivato ed è un cofanetto bellissimo. E poi adesso lo vedrete, c'è anche un bracciale. Pronti? Ta-ta-ra, ta-ta-ra. È una specie di matriosca con tutte queste scatole, ma ce la faremo. Voilà, l'ho già indossato ma poi l'ho rimesso qui perché io ho questa fissa che praticamente tutti i regali li indosso, li provo eccetera, poi li rimetto in scatola e li rimetto sotto l'albero. Lo so, sono strana io, però non so, mi piace vederli sotto l'albero, questa cosa mi piace da sempre peraltro. E all'interno c'è questo orologio che è appunto un nuovo modello, lo vedete, l'hardware è... non metto a fuoco, eccoci qua, l'hardware è rose gold, quindi mi piace un sacco perché l'oro rosa mi sta piacendo molto nell'ultimo periodo. Il cinturino è in pelle nera e accanto in questo cofanetto c'è anche il bracciale, sempre rose gold, da indossare sia insomma ovviamente assieme all'orologio che singolarmente, ed è molto molto sottile ed elegante, ma c'è, lo vedete, inciso il nome del brand Daniel Wellington. Mi è piaciuto moltissimo questo cofanetto, ma Daniel Wellington in generale ha sempre dei cofanetti molto molto carini per le festività. Se vi ricordate, l'anno scorso mi era arrivato quel cofanetto meraviglioso, molto più grande di questo, con un sacco di rose profumatissime, è stupendo, stupendo, ma anche questo molto molto carino. Infatti, beh, gatta Stellina, se ci permette di vedere, infatti l'ho messo subito sotto l'albero perché è troppo troppo bello. Adesso, da bravo, in bravo stile, in perfetto stile Nicole, andiamo a rimpacchettare e rimettere sotto l'albero. Poi mi è arrivato da Silvia di Givenchy, che oltre a essere una collaboratrice, insomma, è una grande amica, e mi è arrivato questo pacchetto meraviglioso, e c'erano anche tutti questi, dove sono? Tutti questi fiocchi bellissimi, e vi faccio vedere che meraviglia. Ta-dan! Sono 5 rossetti e 5 smalti, uno più bello dell'altro. Io amo lo stile Givenchy per i colori, le colorazioni. Questi smalti sono pazzeschi, provateli assolutamente. E i rossetti, vabbè, il packaging, anche questo è meraviglioso, in pelle con le borchie, e sono... cioè, guardate che meraviglia, i colori sono spettacolari. Questo rosa è meraviglioso, ma
c'era un rosso che volevo farvi vedere, che è il mio preferito, che dovrebbe essere questo, che tra l'altro si abbina anche allo smalto. Guardate che meraviglia, ragazzi, che meraviglia, è stupendo questo colore, stupendo, sta bene anche se siete delle mozzarelline come me, e molto spesso non è facile per chi è chiarissimo di carnagione indossare i rossetti rossi. E poi c'è questo, è il mio smalto preferito tra tutti, questo arancio, sembra più chiaro di quanto non sia in realtà in videocamera. E vi volevo far vedere anche il rossetto, che è un color pesca corallo. Sì, in videocamera sembra decisamente più chiaro, in realtà ragazzi è un corallo, direi. Non è un nude come sembra, ma è meraviglioso, è troppo troppo bello. Non ho il coraggio ancora di sfociarli questi prodotti, perché sempre per la mania che vi dicevo prima, e io richiudo e lascio qua il pacchetto, non so perché faccio così, ma fino al 6 gennaio resteranno qua. Poi vi faccio vedere, allora, questa è in realtà una cosina piccolina, perché la mia mamma ogni anno mi fa il bigliettino, eccolo qua, tada! E poi quest'anno mi ha preso anche questa statuina, che adesso non mi ricordo chi sia, però mia mamma studia molto queste cose, si informa su dei e templi e eccetera, quindi devo richiederglielo comunque. Poi, allora, che cosa vi faccio vedere? Ah sì, ho ricevuto questo pigiama bellissimo, guardate che meraviglia. Scusa gatta stellina, perché ti spaventi? Cioè si spaventa per il nulla gatta stellina. Ho ricevuto questo pigiama bellissimo, che se riesco ve lo faccio vedere, perché con una mano non è facile, ragazzi. Guardate che meraviglia. Sì, è un gattino tutto bianco e un pochino rosa. Sì, meraviglioso, meraviglioso. E i pantaloni sono così tutti a pois, molto morbidi. E è troppo troppo forte, vabbè, voi lo sapete, io amo i gatti. I gatti. E sì, io amo i gatti, e questo sembra troppo gatto Denver, quindi fantastico. Poi ho ricevuto questa tazza che volevo da un sacco, era tipo sempre sempre sold out, e l'hanno trovata. Sì, ed è un unicorno, è fatta a mano tra l'altro, è dipinta a mano, ed è una tazza ad unicorno, vabbè, cioè la figaggine più grande possibile. Poi ho ricevuto un completino di Intimissimi, che però ho provato, ho tolto le etichette e l'ho messo a lavare, quindi non riesco a farvelo vedere, ma un completino di Intimissimi, vabbè, bigliettini d'auguri. E poi che cosa vi faccio vedere? Mi è arrivato questo pacchettino, che è molto molto carino, sembra Amsterdam peraltro questa città, da Lab Care Cosmetics, che hanno tra l'altro prodotti che io adoro, non mi ricordo come si apre, ma ce la faremo, ragazzi. All'interno, eccoli qua, all'interno ci sono una crema profumata ed un bagno doccia profumato. Molto felice, perché avevo proprio bisogno di un nuovo bagno doccia e di una nuova crema, e sono curiosa di provarli, perché vi dico, non conoscevo questo brand, hanno iniziato a mandarmi i prodotti già un po' di tempo fa, un annetto fa, e sono innamorata. Il balsamo labbra è fantastico, le goccine per il viso fantastiche, e sono molto curiosa di provare anche questi. E poi vi faccio vedere anche questo, molto carino questo pacchetto che mi è arrivato, e all'interno c'è uno spray corpo, uno scrub corpo, una crema per il corpo e poi qualche campioncino. Molto molto bellino questo packaging, devo dire. Eccoci qua. E poi, vabbè, vi faccio vedere anche quello che mi è arrivato da Pupa, ed è l'agenda del 2019, e poi questo cofanetto trucco, questo è il Pupa Bird 1, e ci sono all'interno prodotti labbra. In sottofondo le fusa di gatta stellina, notare notare che per una volta si fa vedere lei e non gatto Denver. E questo è il cofanetto, che ho avuto un po' di difficoltà ad aprire, ma ho imparato che si apre premendo il nasino. Eccoci qua, e ci sono appunto tutto tutto prodotti labbra. Tra l'altro questo cofanetto mi ricorda troppo quando ero più piccola e mettevo da parte le paghette tipo per comprarmi questi cofanetti, e mi sembravano la fine del mondo. Ancora ho un angioletto che era uscito tipo, non lo so, 15 anni fa, e lo adoravo.
Però all'epoca non erano granché i prodotti all'interno di questi piccoli cofanetti, invece adesso hanno aumentato di qualità, quindi penso siano molto molto buoni questi rossetti e gloss. E questo è quanto, mi sa. Poi c'è la torta di Benefit, ma già vi avevo fatto vedere, mi sa, che cosa c'è all'interno. C'è il mascara Bad Girl Bang, c'è la The Professional Eyebrow e una Go-Go Tint. La Go-Go Tint è in mini size, il resto sono tutto full size. Bellissimo questo packaging. Adesso rimpacchetto tutto e vado a prepararmi per filmare un nuovo video, perché ho preso un microfono per fare video in ASMR e sono troppo curiosa di provarci oggi, quindi vedremo che cosa ne uscirà. Non vi prometto nulla, ma probabilmente voi vedrete prima il video in ASMR che questo, quindi sono molto molto curiosa di sapere come sarà andato e se vi sarà piaciuto, perché in tantissimi mi dite: fai video ASMR, la tua voce è così rilassante quando parli sottovoce. E quindi oggi ci proveremo, vediamo che cosa viene fuori, ma prima vado a prepararmi perché adesso sono veramente indecente, ragazzi. Mi serve un chilo di correttore per questi brufoli, che tra l'altro solo da una parte, non è strano? Vado. Questo è il look di oggi. Ho questo maglione oversize, maglione slash abito di Max Mara, che è super super caldo e quindi mi piace moltissimo. E poi metterò come scarpe invece queste, che sono le Louboutin, che tra l'altro ho preso l'anno scorso, non le ho ancora indossate. Sono in realtà uguali a queste, però senza appunto questo dettaglio peluscioso e colorato. Non so se sia decente questa inquadratura, spero di sì. Siamo al trucco e devo sistemare anche i capelli dopo, ma prima trucco. Allora inizio con la mia solita The Professional Primer, che è quello versione Pearl di Benefit. Amo, amo, amo questo primer e lo sto usando praticamente, sto usando solo questo da quando è uscito. Quindi questo per farvi capire quanto mi piace. So che ve lo menziono molto molto spesso, ma è perché lo uso anche molto 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 spesso. Lo metto su tutto il viso naturalmente, lo metto un po' anche sul contorno occhi. Ok, poi in realtà lo alterno, uso spesso anche il professional normale, però questo mi piace tantissimo. Poi nel frattempo idratiamo le labbra e sto usando il This Is Everything, l'olio per labbra di NYX. È disponibile in varie tonalità, anche se in realtà è praticamente trasparente. Oddio, adesso il primer non riesco ad aprirlo, ma è un olio, ce la faremo, eccoci, è un olio super super idratante per le labbra e lo metto quando ovviamente ho le labbra molto secche. E adesso sono davvero molto molto secche. Quest'inverno anche le mani sono molto secche. Sto riapplicando crema costantemente, ma è davvero difficile, specialmente da quando sono stata ad Amsterdam. Lì il vento lì mi frega sempre. Se non ho i guanti, tac, mani secchissime, labbra secchissime, eccetera. Passiamo finalmente al fondotinta. Finalmente, dico finalmente perché non vedo l'ora di coprire questa roba qua. E tra l'altro notare tutti i brufoli a sinistra, a destra manco uno. Vabbè, potevate almeno bilanciarvi un po', no? Voglio dire. Comunque andiamo ad utilizzare il Radiant Lift di Max Factor. Io ho quasi finito questo fondotinta e sono disperata, non so cosa fare senza di lui, copre benissimo tutte le imperfezioni. È per questo che oggi non vado ad usare un fondotinta più leggero, perché ho veramente bisogno di coprire tutta sta roba. E l'unica cosa di questo fondotinta che ho notato che è un pochino come si dice, diventa un pochino più scuro, cioè si ossida un attimino. Ma la coprenza rimane davvero perfetta e poi è super super naturale addosso, quindi lo uso molto 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 volentieri, ovviamente con la Beauty Blender. Una volta finita questa fucsia prenderò sicuramente la Beauty Blender color carne, perché da quanto ho sentito, come vi dicevo, dovrebbe essere migliore e poi non perdere colore, perché questa perde un sacco di colore le prime 10 volte barra, sì, 10-15 volte che la usi perde un sacco di colore. Mi chiedo sempre se tipo mi applico il fucsia della Beauty Blender anche in faccia quando mi trucco. Fondotinta fatto, adesso passiamo al correttore. Uso sempre quello di Lancome. Io quando mi affeziono ad un prodotto perché mi piace davvero tanto, tanto, tendo ad utilizzarlo fino a quando l'ho finito. E so che sembra un discorso molto normale, ma in realtà chi riceve moltissimi prodotti come me è difficile che finisca i prodotti. A me invece, se piacciono tanto tanto tanto, mi fisso e continuo ad utilizzare solo quelli.
e quindi potete veramente farvi un'idea dei prodotti che mi piacciono, perché li vedete molto molto spesso e sono quelli che consiglio alle mie amiche, che consiglio anche a voi, perché li amo. È il correttore Lancome Full Coverage, è sicuramente uno di questi. Nel frattempo facciamo un po' di contouring e uso il mio blush bar, anche questo è di Benefit, e uso per il contouring la Hoola e poi come blush uso il Dandelion. Questo è un po' il mio combo preferito del periodo, che ha usato su di me il makeup artist di Benefit quando mi ha truccata per lo shooting fotografico che abbiamo fatto a Milano un paio di settimane fa, e mi è piaciuto talmente tanto, cioè il contouring che mi ha fatto era pazzesco. Sto cercando di replicarlo identico, ovviamente non ci sto riuscendo, proprio uguale uguale, però mi piace da impazzire, da impazzire. Tra l'altro sento brufoletti che stanno uscendo anche qua, mannaggia, e ho applicato decisamente troppo a terra. Ok, tanto poi la sfumiamo se c'è bisogno. A proposito dell'evento Benefit, cioè dell'evento, a proposito dell'evento, perché in realtà è un vero e proprio evento quello che sta per succedere per me, perché è una cosa pazzesca e non posso purtroppo ancora dirvi niente, ragazzi. Io continuo a chiedere a loro e non posso ancora dirvi niente, però posso dirvi che mancano ormai pochi giorni, perché voi sappiate tutto. Quindi sappiate che comunque è il progetto più grosso a cui io abbia mai lavorato da quando ho iniziato su YouTube. È un sogno che diventa realtà, quindi spero davvero che mi supporterete, che mi sarete vicino, perché ho davvero tanto tanto bisogno di... del vostro supporto. Sapere che ovviamente adesso non potete dirlo perché non sapete ancora di che cosa si tratta, però quando saprete avrò veramente bisogno che mi siate vicino, che mi diciate se vi piace, insomma qualsiasi cosa, perché quello che appunto scoprirete presto è, ovviamente devo parlare però stando attenta a non dire troppo, il progetto è una cosa che io ci ho messo 2 anni, che io e Benefit abbiamo impiegato 2 anni a creare, ed è una cosa a cui tengo tantissimo ed è il frutto di molto, come dire, lavoro, ma anche di tanto, cioè ci ho pensato un sacco a questo progetto perché potesse piacere a voi, e quindi spero che si noterà che insomma è una cosa che comunque io ho creato pensando a voi, quindi spero davvero che vi piacerà questa sorpresa. Non vedo l'ora, non vedo l'ora, ma ormai mancano pochi giorni, quindi stay tuned, stay tuned. Avete visto anche qualche fotina dello shooting su Instagram? Se le avete viste, scrivetemi, fatemi sapere. Era tutto rosa lo shooting, palloncini, cioè tutto tutto rosa, quindi più bello non poteva essere. Sto cercando di depurarmi in modo che questi brufoli orribili se ne vadano. E poi volevo raccontarvi che cosa ho mangiato. Allora, voglio anche che voi diciate a me che cosa avete mangiato, non fatemi sentire sola e l'unica che si è buffata, per cortesia. Allora, base uso quella di Fenty Beauty. E ho mangiato, allora, patè di tonno con erba cipollina e crostini. Poi, capesante gratinate. Poi, crostini con salmone e burro. Poi, lasagna a ragù. Poi, solito classico piatto di salumi, formaggi, olive, eccetera, con grissini, eccetera, tipo antipasto ancora prima. Poi, lasagna a ragù. Poi, scampi alla bussola, che è tipo un sughetto fatto con il pomodoro, che penso sia una cosa che si fa un po' in tutta Italia, in realtà non so perché ve lo sto spiegando. Poi patate al forno, e poi tronchetto natalizio, che vi giuro non è Natale se io non ho il tronchetto natalizio, ragazzi, e quindi e questo era al cioccolato e fragola, super 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 buono. E questo è un po' quello che ho mangiato a Natale, ragazzi. Veramente l'inverosimile, è... mi sono vergognata, praticamente continuavo ad abbuffarmi. E fatemi sapere
quali tradizioni avete voi, che cosa mangiate, che cosa vi piace preparare per Natale, eccetera. Alright, questo è il look di oggi. Ho raccolto un po' i capelli qua sopra e il resto li ho lasciati lisci. L'outfit l'avete visto e adesso mi metto a filmare video in ASMR. Ho preparato, allora, questo è il microfono che ho comprato, ragazzi, è, mamma mia, è pesantissimo. Ta-da! E questo qui, che dovrebbe essere ideale per gli ASMR, spero sia vero. E eccolo qua, si può connettere al computer con l'USB. Adesso devo vedere un attimino come funziona e provare a testarlo. E queste invece sono tutte le cosine che ho preparato, che potrebbero secondo me essere interessanti per l'ASMR. Qui ci sono delle cose della Lush che ho trovato, che vorrei sciogliere nell'acqua sperando che frizzino. Poi il pennello da far scorrere sul microfono, poi ASMR con rossetto e gloss, che personalmente mi piace molto, poi cipria, anche qui, e poi slime e putti, insomma due tipi circa di slime. E queste sono le cosine che adesso faremo. Mamma mia, sono super emozionata, è il mio primo video ASMR, spero che sarà decente. E dopodiché invece andrò da mia mamma, quindi questo è un po' il piano di oggi. Anzi, prima di uscire devo ancora mettere su una lavatrice. Yes. Roba molto casereccia, come al solito, ma i vlog sono proprio questo, no? Ok, il video ASMR è riuscito molto carino secondo me, almeno così mi sembra dalla registrazione, ho provato ad ascoltare e mi è piaciuto molto, quindi incrocio le dita, spero che piacerà anche a voi, ma ripeto, appunto, voi vedrete prima questo, cioè vedrete prima il video ASMR e poi questo, quindi quando questo video sarà online già saprò se vi è piaciuto oppure no, ma incrocio le dita perché mamma mia, quando lancio una tipologia nuova di video o un video particolare eccetera che non sono abituata a lanciare, è sempre un po' un'emozione e un dubbio se vi piacerà oppure no, e quindi mi emoziona questa cosa. E niente, adesso esco, ma non ci metterò tantissimo e non credo porterò la videocamera con me perché non mi va mai di filmare la mia mamma eccetera, perché so che lei il più delle volte non va. Quindi probabilmente ci rivedremo a casa tra un po'. Ok, mia family, sono tornata a casa. Questa, tra l'altro, se la volete vedere, è la borsa che avevo oggi, che in realtà è il mio zainetto Chanel. Ho visto che vi è piaciuto tantissimo il video che ho fatto sulle borse, quindi mi ha fatto tanto piacere. Spero che questo video casereccio vi sia piaciuto, anche se alla fine è stato un giorno molto tranquillo a casa. E io ho fatto lavatrici e ho spacchettato roba ed ho filmato, quindi niente di tanto importante e interessante. Comunque adesso credo che andrò a struccarmi e ad impigiamarmi. Dimmi, cosa c'è? Tu che mi insegui, sono stata via un'ora, voglio dire. Oh, voi dovete sapere che io sto via 10 minuti, gatto Denver grida come se non mi vedesse da secoli, cioè una cosa incredibile. Tu non sei un gatto, che animale sei? Tu sei un qualsiasi strano animale che fa finta di essere un gatto, ma non sei un gatto. E adesso lava la borsa Chanel. Dai, bacini anche la borsa. Che bravo, amore mio. Che bravo. Che bravo tu. Che bravo. E vado allo struccaggio, come vi dicevo, e poi mi lancio nel lettone. E questo sarà tutto per il video di oggi, che spero, come al solito, vi sia piaciuto. Ve lo dico sempre. Vi mando un bacio gigante, mia family, e noi ci vediamo domani. Credo, sì, domani sarà, che giorno sarà per voi, venerdì, mi sa, quindi mi sa che ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao!